In questo numero del nostro settimanale parliamo di lavoro, ma parleremo anche di lavori effettuati dal consorzio di bonifica, parleremo di istruzione con il metodo Montessori e i milioni di danni in tutta la provincia di Pesaro Urbino con il maltempo. Per la pagina degli eventi, Giobbe Covatta, Urbino Cagli in un doppio spettacolo, tanti gli eventi in programma e un piccolo omaggio a tutte le donne amiche di Telegianna. Tutto questo e molto altro ancora tra poco al G-Magazine. L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre il centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. Tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo santuario, l'oasi della pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 15:30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. E il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20:30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Avietore. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. Ben ritrovati con un nuovo numero di G-Magazine. Apriamo questa nuova puntata del nostro settimanale. Parliamo con uno dei temi più caldi e più interessanti. Parliamo di lavoro. Abbiamo sentito al riguardo l'assessore regionale. La certificazione delle competenze in corrispondenza del libretto formativo. È un progetto che da tempo su cui si sta lavorando per dotare di una strumentazione più adeguata i nostri centri per l'impiego, perché ci sia un servizio, oltre alle agenzie accreditate ovviamente, perché si possa fornire un servizio più adeguato ai nostri ragazzi e non solo, ma anche ai lavoratori che perdono lavoro. Pertanto è uno strumento molto importante per fare in modo che la competenza sia lo strumento più importante nella difesa del lavoro, non tanto del posto di lavoro, ma del lavoro. Oggi siamo alle prese con una mobilità del lavoro molto diversa da quello che conoscevamo un tempo e pertanto la mobilità diventa uno strumento importante per la nostra competitività. A questo riguardo è chiaro che la miglior difesa del lavoro per la persona è quella di avere la competenza necessaria per poter svolgere questo turnover nella propria carriera lavorativa. A questo si aggiunge anche la necessità di poter in qualche modo dare un contributo a tutto il sistema produttivo e dei servizi in modo tale che si abbia la possibilità di far riferimento a una competenza più elevata, perché dobbiamo lavorare molto sulla qualità e la qualità si fa con una competenza più elevata. Questo è uno strumento essenziale. È un po' cambiare cultura. Noi eravamo abituati ad una segmentazione della vita della persona, studio, lavoro, pensione. Oggi questo sta scemando e il lavoro ne risente moltissimo. A questo appunto si aggiunge la necessità che anche chi ha studiato e che si è inserito nel mondo del lavoro oggi recuperi competenza, perché oggi la formazione deve accompagnare stabilmente la vita delle persone. Che lavori sta eseguendo il consorzio di bonifica nell'Alto Montefeltro, anzi in tutta la provincia di Pesaro Urbino possiamo dire, perché i lavori iniziano
dalla zona dell'automotifetto fino ad arrivare al Pesarese. Scopriamolo insieme con il tecnico responsabile dei lavori del consorzio di bonifica, Osvaldo Rossi. Il lavoro più grosso che stiamo effettuando è un lavoro finanziato dalla Comunità Europea, che consiste nella posa di una condotta in acciaio del diametro di un metro che tende a servire tutti gli impianti di irrigazione che abbiamo in esercizio. Questo consente di eliminare i motori elettrici, le pompe di sollevamento, quindi l'acqua arriverà per caduta, quindi partendo dalla centrale di sollevamento di San Leo, che si trova in corrispondenza della zona industriale di Auditore, e arrivando fino all'ultima centrale di sollevamento, che è in località chiusa di Ginestreto. Questa è una condotta lunga 26 km con un importo di lavoro di 17 milioni di euro. Poi il consorzio dal 1 gennaio del 2014 ha avuto dalla regione la competenza sulla manutenzione ordinaria del reticolo idrografico regionale, quindi noi stiamo intervenendo su tutti i fossi minori, in pratica facendo manutenzione ordinaria, quindi asportazione di materiale vegetale, rifacimento di sponde e visto il momento poco propizio, insomma, a livello finanziario delle amministrazioni, stiamo facendo anche degli interventi sui corsi d'acqua principali. Vedi, in questo momento siamo sul Foglio all'altezza di Camarcone, dove in occasione dell'ultima piena il fiume è esondato. Il lavoro che stiamo facendo è il rifacimento delle sponde, l'asportazione di materiale litoide e abbattimento di materiale vegetazionale. Io personalmente seguo 8 agronomi che lavorano nella provincia di Pesaro. In tutta la regione ci sono 33 agronomi. Io seguo 8 agronomi che stanno intervenendo nel reticolo idraulico del Pesarese. E abbiamo avuto oltre già 3.000 segnalazioni, quindi siamo partiti da poco, speriamo di ottenere il risultato che tutti ci prefiggiamo. La buona educazione è il presupposto per una buona civiltà. Noi, chiaramente, la buona educazione deve partire sin da piccoli. In centro internazionale Montessori era Casinina con un suo rappresentante a Casinina di Auditore e noi l'abbiamo incontrato. Scopriamo di più. Il progetto, diciamo, di questi incontri è un progetto che ha lo scopo innanzitutto di sensibilizzare la comunità tutta all'importanza dell'asilo nido. In questi ultimi anni c'è stato questo calo di presenze all'asilo nido, molti asili nido in tutta la regione Marche, ma anche in tutta Italia, hanno chiuso, quindi diciamo che si è persa proprio questo senso dell'importanza dell'asilo nido, tanto che il titolo degli incontri è proprio il nido comunità educante. Quindi questo è il nostro obiettivo principale, proprio risensibilizzare tutta la comunità all'asilo nido come servizio, come risorsa per tutta la comunità, appunto. Abbiamo cercato di offrire un'offerta didattica, scusate la ripetizione, diversa rispetto a quella tradizionale, proprio per il fatto che essendoci stato questo calo di presenze all'asilo nido, si è pensato che forse offrire qualcosa di diverso, comunque di alternativo, potesse favorire la partecipazione, aumentare, diciamo, le richieste sia del nostro territorio ma anche dei territori limitrofi, perché comunque è un qualcosa che non c'è nel nostro territorio. E questo è l'intento dell'amministrazione comunale di Auditore nell'organizzare questo ciclo di incontri. Ma come possiamo definire che cos'è il metodo Montessori? In pochissime battute, il metodo Montessori per definizione non è un metodo, quindi metodo sostanzialmente vuol dire percorso, strada, mezzo, strumento, e Maria Montessori diceva che in fondo non era il metodo il segreto del suo progetto educativo. Un progetto che è centrato su pochissimi elementi, un'immagine importante del bambino, cioè il bambino è un bambino profondo, è un bambino che pensa, è un bambino che è in grado di, con il pensiero, di immaginare, di creare, di produrre. Quindi non è vuoto come lo ha ritenuto per secoli, forse tuttora lo ritiene anche la cultura degli adulti. Quindi un bambino pieno, un bambino estremamente serio, che se vive in un ambiente organizzato, in un ambiente accogliente, in un ambiente pensato scientificamente su misura per lui, gli permette di riuscire in pochissimo tempo, penso a 4 anni e mezzo, a leggere e scrivere
a compiere operazioni oggettivamente complesse. La seconda caratteristica del metodo è che è la consapevolezza che i bambini per imparare hanno necessità di fare. Fare vuol dire avere dei materiali con cui lavorare o giocare, e la scuola Montessori è piena di materiali che lei chiamava sensoriali e che avevano alcune caratteristiche. Permettere a un bambino di rendere concreto ciò che è astratto, permettere di autocorreggere i propri errori e permettere di isolare le qualità, non mescolando forma, quantità, colore, dimensione e così via. Terzo, un'idea fortemente, lei era vissuta durante le due guerre, quindi aveva vissuto l'esperienza delle due guerre, i campi di sterminio, le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e quindi un'idea della pace, delle relazioni umane come relazioni costruttive di un mondo possibile. Il tutto condito da una certa idea di educazione cosmica, che era un'educazione sostanzialmente centrata sulle relazioni, la consapevolezza anche molto ecologica, molto legata a una cultura dell'ambiente, che un uomo che sorride disturba una stella. Gli incontri sono aperti a tutte le persone che vogliono conoscere il metodo Montessori, non solo genitori ed educatori quindi. I prossimi incontri si terranno venerdì 10 aprile alle ore 20:30 dal titolo Perché il Nido. Interverranno Lucio Lombardi della Fondazione Chiaravalle Montessori e Federica Rossi, educatrice di asilo. Terzo incontro, sabato 9 maggio alle ore 16, dal titolo Spazi, arredi e materiali, Nido Montessori. Interverranno Viviana Bartolacci, formatrice Montessori, e Federica Rossi, educatrice d'asilo. Tutti gli incontri informativi avranno luogo presso l'asilo Nido il Paese dei Balocchi, in via Salvemini 2, a Casinina, gli Auditore. Prima di fermarci qualche istante per la pagina degli eventi, parliamo di maltempo. E abbiamo lanciato un appello il 5 marzo scorso, giorno in cui le forti raffiche di vento si sono abbattute in tutta la provincia di Pesaro Urbino. Inviateci il vostro materiale, tanto materiale è arrivato, continuate ad inviarlo a info@telegianna.it per realizzare uno speciale. In questo giorno e mezzo, in queste poco meno di 48 ore di maltempo e di allerta meteo, un'intera provincia messa a KO. Una provincia messa in ginocchio, dicevamo, con milioni di euro in danni che si vanno ad aggiungere ai danni del precedente alluvione del 6 febbraio scorso. A dirlo il vicepresidente della provincia di Pesaro Urbino, Maurizio Gambini, nonché sindaco di Urbino. E Gambini, proprio nella sua città, il 5 di marzo, ha avuto uno degli episodi più tristi di questo capitolo maltempo. Una delle due vittime del centro Italia, l'altra a Lucca, la seconda è venuta in Urbino alle 8:15 via Colle dei Cappuccini, nei pressi dei collegi universitari. La signora Rita Bucarini, infatti, è deceduta dopo che un grosso ramo si è spezzato e si è scagliato contro di lei. Inutile purtroppo la corsa in ospedale, la famiglia ha donato gli organi, i tessuti e le cornee. Una provincia veramente, un entroterra specialmente ridotto in ginocchio, sono volate dalle case laterizi, lamiere e chiaramente tanti alberi che hanno costruito le strade. Continuate ad inviarci il vostro materiale per realizzare un reportage di questo triste capitolo maltempo. Ora c'è la pagina degli eventi, a tra poco. Fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo santuario, l'oasi della pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 15:30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. E il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20:30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti. Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere è Stylist Alberto a Casinina d'Avitore.
Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. La pagina degli eventi, andiamo subito a Cartoceto, 14 marzo. Cooperativa Il Ponticello organizza il plenario di primavera. Passeggiata, musica, danza e cena a Cartoceto, 14 marzo. Quindi il prossimo sabato, per informazioni 333-74-35-74-9. Il 12 marzo, dal 12 marzo al 4 luglio, vi ricordo che gli uomini illustri, questa grande esposizione, vi aspetta a Palazzo Ducale di Urbino, sicuramente da non perdere, e vedrete anche uno speciale perché l'11 marzo ci sarà la presentazione ai media e noi saremo presenti, quindi poi potete vedere anche uno speciale e in caso non riuscite ad andare a visitare questa bellissima mostra. Metti il teatro a cena il 12 marzo al Boccaccio in via Castellani ad Ascoli Piceno alle ore 21.30. Una serata da non perdere. Per informazioni 073-625-0055. Ora invece, prima di terminare con la pagina degli eventi, abbiamo incontrato Giobbe Covatta, che è stato presente in ben due spettacoli lo scorso 4 marzo nel Montefeltro. Prima ad Urbino ha incontrato i ragazzi all'interno del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per poi invece andare al Teatro di Cagli per un altro spettacolo. Si è parlato di maltempo, si è parlato di giovani, ma nulla abbiamo incontrato. Vediamo. Vado io senza domande, vado così. Siamo qua nella facoltà di Scienze della Comunicazione. Abbiamo finito adesso quattro chiacchiere, ecco, definiamolo così, quattro chiacchiere sulla comunicazione con i ragazzi della facoltà, che sono come tutti i ragazzi di tutte le facoltà, mi piacciono tantissimo e mi piace molto fare queste cose qua, mi diverte molto. Loro non imparano niente, ma sai che significa niente? E io mi diverto, per cui insomma ci facciamo quattro chiacchiere, se capita ci facciamo due risate, e chi si è visto si è visto. D'altra parte stavo qua perché stasera sono a Cagli? Bravi, Cagli, e c'ho lo spettacolo a Cagli, che è lo spettacolo che si intitola 6 gradi sull'innalzamento della temperatura del pianeta. Vabbè, insomma, inutile che stiamo a entrare nel dettaglio dello spettacolo. Lo spettacolo a Cagli, Giobbe Covatta per Telegianna. Giobbe Covatta per Telegianna, te studio. Dalla simpatia di Giobbe Covatta, il 15 di marzo, vi ricordo, un pranzo da non perdere, il pranzo come una volta, tantissime le ricette, molto gustoso, un ospite d'eccezione che ci illustrerà questo grandissimo percorso di vini, cibo, Giuseppe Cristini, è un gastronomo del territorio. Per maggiori informazioni potete contattare il ristorante Pizzeria La Vigna di Monte Calvo in Foggia. Vi ricordo per un altro appuntamento culturale, questo lunedì 9 marzo alle ore 21.30, canale 54 del Digitale Terrestre, su Rai Storia, e Urbino sarà la protagonista, infatti si parlerà della Signoria del Montefeltro. Prima di chiudere vi vogliamo mostrare questa bellissima immagine, un piccolo fiore sbocciato nella mimosa che si trova all'esterno dei nostri studi, una piccola pianta che per questa giornata dell'8 marzo ha dato uno dei suoi frutti più belli, questo fiore giallo, simbolo di tante battaglie, simbolo a livello mondiale della Festa Internazionale della Donna. Con questi i nostri migliori auguri ancora a tutte le donne, amiche di Telegianna, amiche di RTM, canale 18 del Digitale Terrestre. G-Magazine torna la prossima settimana, ma buon proseguimento con i nostri programmi.